di proprio queste cose, di loro bravura. Una ultima nota, noi abbiamo ci ha mandato un omaggio del libro e dell'altro libro recente che abbiamo fatto proprio musicalmente. Incoraggiandolo a interessarsi al nostro paese. Allora, noi altri abbiamo preparato una sorta di piccolo concerto, chiamiamolo, dove chiaramente non citiamo gli autori. Tutto quello che voi sentirete è nel libro, 3 righe, 4 righe ciascuno, perché qua la festeggiata è Marghera. Quindi noi abbiamo dedicato questo concerto, che poi racconta la storia sociologica di Marghera, l'abbiamo dedicato a Marghera. Tutti gli autori, ripeto, sono nel libro. Li leggete nell'indice, così come quando si fa un concerto non si cita il violino e si dice lo suona Pinco Pallino, ma lo si ascolta. Ecco, e adesso partiamo. Tatiana e Alexandra erano sedute su quella comoda panchina rossa. Le domeniche di riposo le passavano su quella bella panchina rossa con uno sguardo a casa e un pensiero agli spensierati anni scolastici. Alle spalle ogni tanto sentivano qualche leggero refolo di vento o freddo quando si apriva il portone di quella chiesa lontana che dominava tutta la piazza, chiudendola al lato opposto del cubo. Tatiana era arrivata 10 anni prima a Marghera, chiamata dalla sua amica Eugenia. Guarda Anna, è Venezia al di là della laguna, guarda com'è vicina, guarda il campanile. Anna, in silenzio, dopo la prima tremenda impressione di desolazione, valutò con calma, osservò e si chiarì, ispirata dall'entusiasmo di lui. E i suoi occhi si andava prefigurando un vicino futuro, sagome prima indistinte, poi via via sempre più riconoscibili. Fabbriche, capannoni, navi, case, negozi, scuole. La visione di un centro operoso e anche produttivo. Era una torrida giornata d'agosto. Una delle tante torride giornate d'agosto a cui la laguna assiste indifferente da secoli. Diego fissava un punto lontano dell'azzurro orizzonte, frastagliato dalle alte ciminiere, attraverso il vetro oscurato dei sedili posteriori. Una strana angoscia lo assalì, una sensazione strana, mai provata prima. Lo stomaco gli si contorse e strane immagini affollarono la sua testa, ombre confuse che andavano rapidamente delineandosi, accompagnate da suoni e odori. Qualcuno disse: «Mamma Marghera!» Sembrava di essere sospesi nell'incredibile. La gente correva, gridava, scrutava il cielo, tendeva l'orecchio per capire. Loro erano impietriti, un po' defilati rispetto al cuore della piazza, mentre le persone tendevano a disperdersi. Ad ogni boato era come una fitta al cuore. La mamma di Giovanni piangeva, ma non riusciva a dire niente. Ogni tanto sussurrava il nome del marito e poi stringeva il figlio tra le sue braccia come per proteggerlo, anche dal rumore dell'eco martellante. Il tempo sembrava non passare mai, qualche volta il rumore si attenuava e la speranza di un cessato allarme assaliva il cuore, ma poi riprendeva ancora più forte, i desideri si frantumavano di fronte alla realtà. Finalmente il rumore del bombardamento cessò. Qualcuno parlò di mezz'ora, ma ai più sembrò un tempo interminabile che non si poteva contare con lo scorrere delle lancette. Io lo so. Solo chi è nato qui può capire questo strano, straordinario amore che ci tiene legati in un abbraccio tenero e indissolubile a questa nostra strana, magica città. Ma da dove nasce la magia? Perché certo, di magia si tratta. E gli altri non capiscono e ci guardano stranunati e solo per educazione trattengono quello sguardo che sta tra il beffardo e il compassionevole. Ah, Marghera abiti! Quale orrore! E loro, poveri, sopraffatti da fantasie massmediatiche, ci immaginano come disperate, grigie cicogne, appollaiate sui bordi di cupe ciminiere, soffianti veleni, su nidi di cemento,
volto perennemente adornati da una maschera antigas che ci rende un popolo di alieni. Non ho mai saputo il suo nome e neppure da dove spuntasse fuori. Era una signora di mezza età e di poche o nulle parole. Capelli scuri raccolti in un signorino in venovile chignon. Arrivava Marghera in bicicletta e dietro alla sella portava una specie di tavoletta di legno con sopra dei panini a nuvetta dolci e deliziosi. Oggi penso che li preparasse in casa e poi li vendeva per le vie di Marghera, silenziosa, un po' malinconica, seguita e preceduta da un indimenticato dolce fragrante profumo. I miei figli stentano a credere che nessuno avesse il frigorifero. Non sapevamo neppure che esistesse. I più fortunati avevano la cassera, o meglio la ghiacciaia, un mobiletto in legno con un ripiano per il ghiaccio che teneva in fresco un pochino di cibo. Ma non si facevano grandi provviste, si comperava ogni giorno il necessario e non esistevano né super né tanto ipermercati. Il ghiaccio lo portava lui, il signor Tempesta. Un bel vecchio, capelli bianchi, corporatura imponente. Anche il suo mezzo di trasporto era una bicicletta e ogni giorno lo si vedeva ad una certa ora. Mi accorgo che certe puntualità, certe fisse ricorrenze sono solo un ricordo del passato. E dietro alla sella portava dei blocchi, dei parallelepipedi di ghiaccio che portava nelle case a richiesta. Un refrigeratore su due ruote che segnava l'arrivo dell'estate più puntuale del calendario. Lui era la domenica. Il suo nome non l'abbiamo mai saputo, ma per noi bambini era solo ed unicamente Cadore. E credo venisse proprio dal Cadore, nota patria del gelato. Arrivava alla domenica pomeriggio davanti alla chiesa di Sant'Antonio, dove alle 14 si celebrava, credo, una qualche liturgia delle ore, ma meglio non ricordo, e che era assiduamente frequentata da tantissimi bambini, spesso accompagnati dai nonni. Lui arrivava con un carrettino e vendeva il mitico gelato. Solo due gusti, vaniglia e cioccolato, da 15 o da 30 lire per i più fortunati. Una o due palline dal gusto fresco era il gusto dello straordinario, della festa. Arrivava ogni anno e veniva costruito in tempo brevissimo, quasi fosse fatato. Il teatro ambulante che si chiamava il Carro di Tespi, nome altisonante per un teatrino ambulante di legno che si piazzava dove ora è l'attuale municipio. Era un evento che più emozionante e culturale non si può, ludico e di grande portata sociale. Venivano rappresentati famosi drammi, un po' ridotti di fine 800, primi 900. Rimaneva alcuni giorni e poi non lo vedevi più. Nella notte veniva smontato, gli attori itineranti se ne ripartivano per altre mete. Ricordo la rappresentazione della Signora delle Camelie. Dato che vi fui accompagnato da mio nonno. Erano i primi anni 50. Volli andarmene molto prima della fine, perché tutti piangevano per la commozione e a me dispiaceva. Ma come? Sei di Marghera? Marghera della Mala! Marghera di Caemiliani! Marghera degli sfratti! Marghera della R di Marghera, che non si riesce nemmeno a scrivere! Marghera della Cita? Marghera della Droga? Guarda, 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 guarda! Ci sono gli elicotteri in piazza come prima! Come nella guerra del Vietnam? No, no! Sono i rapinatori con gli ostaggi nel bar Triestina appena fuggiti dalla banca!
Quel giorno c'eravamo tutti davanti al bar a tenere in ostaggio i rapinatori che a loro volta tenevano in ostaggio le cameriere. Sembrava un film western all'italiana se non fosse stata una tragica realtà. Marghera, sogno urbanistico del Novecento, della città giardino inglese e degli utopisti. Marghera dei viali e dei giardini. Marghera a misura d'uomo. Marghera che si arrampica sopra gli alberi a difesa di chi non può difendersi. Marghera di chi sta sempre e solo. Con gli ultimi. Marghera dei derelitti, dei senza tetto e degli sfrattati. Marghera degli umili. Marghera di chi lotta per sopravvivere e conosce bene il valore dell'indispensabile. Qualcuno se n'è andato, molti sono arrivati. Marghera dei profughi istriani. Marghera dei profughi veneziani che sognano di poter un giorno tornare nelle loro case lasciate ai turisti. Marghera dei buddisti, induisti e musulmani. Marghera di chi legge. Di chi arriva per costruirsi un domani. Marghera dei cristiani. Marghera dell'associazionismo, di Boy Scout e del volontariato. Marghera, esempio di democrazia dal basso. Marghera contro tutti i poteri. Marghera con la puzza delle fabbriche. Marghera nel processo al petrolchimico. Pippo. Così tutti chiamavano l'aereo del sorvolo serale, che riempiva di feriti gli ospedali di Mestre e di morti i loro obitori. Quella sera Pippo girò sopra la testa degli abitanti tante volte o sorvolò la zona una volta sola. Suonato l'allarme, tutti si precipitarono nel rifugio di Piazzale Mezzacapo. Credo fosse notte, non si sa quanto fosse ampio il rifugio, né quanto profondo, né quanti gradini si dovessero scendere. Forse la paura aveva cancellato la memoria di quei dettagli che io sollecitavo per figurarmi l'antro. O forse nel buio non si vedeva bene. Quando tutti si precipitarono nei rifugi, comunque c'era anche la nonna. Che poi, nella parola rifugio c'è tanta garanzia che promette incolumità. Questa è un'altra incongruenza. Come fa un rifugio a crollare, se è un rifugio? Che rifugio è se crolla? Alla fine Pippo sganciò le bombe e il rifugio crollò. Caro vecchio capo, ti ho conosciuto che eri ancora ben in sella al potere, eri nato per essere capo. Sin da giovane mi raccontavano, facevi bella mostra di te in prima fila con le pause statuarie previste dal copione delle adunate domenicali che il regime di allora organizzava per tutte le maestranze delle aziende di Porto Marghera. Una sbiadita fotografia di quel tempo la tenevi con cura sopra la tua scrivania. Completo bianco, rigidamente fresco di bucato, inamidato, con larghi pantaloni, canotta in figura e senza maniche per mettere in risalto l'ampiezza delle spalle, petto in fuori, gambe raccolte per uno scatto potenziale, volto austero, sguardo avanti ed in alto, capelli ben raccolti dalla brillantina. Non eri uno sportivo, non ti piaceva misurarti con la gente normale, tu eri capo e basta. Conosco Marghera da quando avevo 12 anni, pur non avendo mai abitato lì, ne sentivo spesso gli odori, talvolta sgradevoli. Poi i racconti di qualche parente che lavorava nelle fabbriche, i cantieri navali Breda, il monopolio dei sali, la fabbrica alla banchina Azzottati. Il mio primo incontro fisico con la realtà del porto di Marghera avvenne proprio lì, nel punto più vicino a Mestre, vicino alla stazione. Là, dove la ferrovia funzionava come l'esofago della zona industriale e del porto. Mi piace girare per la mia città, di notte. Mi piace farlo camminando velocemente, a piedi quando inverno fa freddo, o pedalando lentamente in bicicletta quando il clima si fa più mite. Mi piace gironzolare per le sue rotonde, che tanto fanno disorientare chi ci viene e qualche volta si perde. La mia città è come adagiata in una valle, chiusa alle sue spalle da piccole colline che danno, attraverso passi pericolosi e stretti, l'opportunità di affacciarsi al resto del mondo. Il cavalcavia di Mestre, quello di Chirignago, la strettoia del petrolchimico e a est a chiudere, sovrastando il tutto,
la catena montuosa del polo industriale. In principio ci furono i cartoni delle uova, una caccia spietata fino all'ultimo casolino, al più lontano Piavarol, a chi aveva parenti in campagna che non li risparmiò. Ma finalmente avemmo il nostro rivestimento isolante antiacustico in quel garage al piano terra di una palazzone della zona del parco ferroviario che, con grande magnanimità e un pizzico di incoscienza, i genitori di Alberto ci avevano concesso in via del tutto temporanea e provvisoria per le prove. Rumorose e frequenti, un linguaggio per poche lire in un ingaggio per poche lire in qualche balera o alla sagra di qualsiasi cosa in un locale balneare o una festa privata senza pretese erano le aspirazioni più ambiziose di 5 ragazzi: Alberto, Gianni, Mario, Sandro e io, artisti in abbinamento casuale. Al Molo A allora c'erano grandi spazi verdi e campi coltivati e i nostri giochi di bambini erano tutti all'aria aperta. Andavamo a caccia di rane nelle pozze stagnanti, ci rincorrevamo tra le dune sabbiose dove crescevano rigogliosi arbusti e fiori di palude. Raccoglievamo sassi e conchiglie, ci costruivamo capanne di frasche, inventandoci avventure di esploratori e pirati. Come posso dimenticare le pedalate sotto la pioggia battente o immersa nella nebbia, che fitta e fredda penetrava nelle ossa? La voce gracchiante dell'altoparlante lo svegliò di soprassalto. Il treno era quasi fermo lungo i binari e già numerose persone affollavano i corridoi spingendo sulle porte. «Venezia Mestre!» ripeté la voce. «A treno fermo!» E le carrozze iniziarono a vomitare all'esterno fiumi di gente in una calda giornata di giugno. Andrea aspettò seduto che tutti scendessero. Afferrò il quotidiano gratuito preso alla partenza, lo mise nello zaino verde. Una ventata d'aria calda lo accolse in stazione, cingendolo con insistenza. Tentò di orientarsi tra mille suoni, odori e colori. Non gli fu poi così difficile. Negli ultimi 25 anni non era poi cambiato molto in stazione. Marghera stava di qua e Mestre di là. Mentre parlava, avevo l'impressione di non ascoltare un racconto di Marghera, piuttosto di sentire recitare dal mio vecchio professore delle medie dei pezzi di Ramayana o di qualche poema omerico. Perché era così quando parlava della sua Marghera? Questa perdeva i connotati attuali della città che ci sta intorno e diventava un posto meraviglioso, staccato e lontano dal tempo. I campi di fiori, barene nelle quali si poteva pescare, fare il bagno, fossi, boschetti pieni di uccelli. Marghera, terra di elezione. Non ci sono nata, non vi ho mai abitato, ma a 6 anni ero lì. La mia famiglia gestiva un negozio di bibite, vine e liquori. Oltre alla bottega c'erano le consegne a domicilio, sia su ordinazioni che su itinerari in zone stabilite. Una di queste zone era Marghera. Non ricordo quando le bottiglie di plastica siano entrate nelle nostre case. Comunque, questo era prima. Tutte le bottiglie erano di vetro, a collo lungo per acqua e bibite, a collo corto per il vino, più piccole per la birra. E faceva già strano che due acque minerali, quelle della pubblicità, e qualche birra, avesse il vuoto a rendere. Non esistevano tutte quelle case, tutte quelle strade, non c'era traffico, ma si vedeva campagna, paludi e acquitrini. Abitavo allora nei palazzoni dell'ente autonomo Case Popolari, che sorgevano all'estrema periferia, e per andare a Messa dei Frati occorreva percorrere una buona mezz'ora di strada attraverso campi erbosi e lungo stradicciole di terra battuta, fiancheggiate da fossi e anche dalle vigne. Cammin facendo, specialmente d'estate, ci si inebriava del profumo dell'erba e dei fiori selvatici. Bastava spostarsi poco da casa, andare fino a dove finiva la strada asfaltata, e la barena era là,
placida, calma, scivolava verso il mare che si intravedeva in lontananza, ancora pochi anni. E anche lei sarebbe sparita sotto il cemento e l'asfalto per far posto al nuovo molo di attracco e alle banchine attrezzate per lo sbarco di nuove merci. Il molo iniziale non scomparse. Fabbriche, depositi, stabilimenti erano sorti. Quella era la nuova civiltà che sorgeva dalla rovina della guerra. Nel canale dei petroli sarebbero passate navi sempre più grosse. Ricordo un giardino condominiale graziosissimo. C'era una panchina di pietra bianca sotto un salice piangente, con cespugli di ortensi, rosa e azzurra, e in primavera il glicine fiore che pioveva sopra il cancello. Che chiedere di più? Amavo persino gli alberi della mia strada, ippocastani e platani. Mi davano un senso di sicurezza per via dei loro tronchi robusti e delle foglie grandi, come mani. Vicino a casa mia, all'incrocio fra via Pasini con via del Lavoratore, c'era un negozio che vendeva elettrodomestici e ricambi vari, Femignan per l'appunto. Quando le bombole del gas si esaurivano, si chiamava la signora che inviava l'operaio con le bombole sul cassonetto del latte. Il ragazzo sollevava sulle spalle, con apparente facilità, ciò che agli occhi di noi bambini sembrava un peso enorme, e scalava 8 rampe di scale con l'agilità di un gatto. Con quel foglio in mano la mia mente cominciò ad andare indietro nel tempo in cui siamo andati ad abitare al terzo e ultimo piano di quel lungo passeggiato di via 25 Aprile, una laterale della caotica via Trieste. Queste abitazioni si affacciavano tutte su una distesa campagna e su un boschetto di platani e pioppi. Le bombe cadute durante la guerra avevano lasciato più in là nel terreno due grandi buche che, così piene d'acqua, sembravano due piccoli laghi in cui sole e nuvole si specchiavano. Permesso? 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 Quasi la 60. No. Ce n'è un'altra? Il guaio della diretta, è vero. Margherita, ti piace? È brutta. Perché? Non c'è niente. Ci credo che la pensi così. Tu vedi solo casa, lavoro e al massimo il banchiere estate quando è stagione. Allora dimmi tu cosa c'è di bello. Ci penso un attimo. Non voglio dire stupidaggini e non voglio mentire. Marghera è quella che è. Una città giardino fagocitata dal suo gemello siamese industriale. Figlia di Venezia e madre di nuovi italiani dall'accento foresto, a cui regala la sua inconfondibile ere. Permesso? Avanti. Di chi è questa voce? Non la riconosco e comunque non aspettiamo nessuno. Questo ufficio mi piace perché le porte sono sempre aperte. Il cancello, il portoncino di vetro, le porte dei diversi appartamenti, e se qualcuno suona al cancello ci affacciamo alla finestra e gli gridiamo: avanti! Danilo, dottore in lettere antiche, non conosceva altro mondo che quello dei suoi studi. Contava di dedicarsi alla scrittura e divulgare le sue conoscenze, possibilmente nell'insegnamento. Aveva anche contattato più case editrici per proporre i risultati delle sue ricerche. Veniva ascoltato con sufficienza, con l'immancabile invito a ripresentarsi dopo qualche tempo. Suo padre era un buon tecnico dell'Alcoa, fabbrica dell'alluminio in crisi che lo aveva posto in cassa integrazione. Poi costituì un esubero e garbatamente fu messo alla porta. Qua e là, infatti, si intravedono mura annerite, camini spenti, strutture disarticolate, su cui grava un silenzio surreale, in cui l'attività dell'uomo è come sospesa in attesa di qualcuno, qualcosa che arrivi e che riavvii il ciclo produttivo, una nuova resurrezione. Le persone però sono scomparse, come ingoiate dal tempo. Dalla finestra vedo la tranquillità di una strada,
dove i bambini sono liberi di giocare, correre con il minimo dei pericoli senza controllo di nessuno. Dalla finestra vedo nel cortile di casa i ragazzini che gridano infervorati del gioco nelle prime ore pomeridiane e le massaie che si affacciano per sgridarli perché distolte dal loro pisolino ristoratore pomeridiano. Guardavo le straordinarie volute di fumo uscire dalle ciminiere e salire alte in un cielo che gli sembrava non avere più colore. Giocavano nel vento e formavano mostri che facevano la loro ultima danza per oscurare il sole e rapivano la mia serenità di bimba, rubavano i miei sogni per portarli lontani, lontani nel nulla. L'anno scolastico era finalmente terminato, le agognate vacanze erano arrivate, ma dopo i primi giorni di euforia per la gioia di non aver compiti da fare, di poter dormire un po' di più e di avere la giornata a disposizione, comincio a subentrare nella noia. Conoscemmo Titti, la figlia dell'ingegnere che soprintendeva i lavori del nuovo molo. Conoscemmo così la guerra di Troia con i suoi personaggi e gli dei dell'Olimpo. Scoprimmo così i protagonisti di vari romanzi, da Moby Dick a Jane Eyre, dai pirati dell'Isola del Tesoro alle avventure di Tom Sawyer, da Cime Tempestose i Tre Moschettieri, che attirarono pure l'attenzione dei maschietti che all'inizio avevano snobbato quelle riunioni. Un po' di cultura entrò in quell'angolo di mondo fatto di cataste di carbone, officine rumorose e tanto isolamento. Quel giorno Nane era alla finestra della cucina, come faceva spesso da quando le giornate si erano accorciate. Stava al sesto piano di un palazzone di Marghera e vedeva la grande rotonda che aveva sostituito un semaforo sempre incasato. Ora le auto correvano intorno come fosse una giostra e se fissava a lungo gli veniva pure il mal di testa. E in mezzo un'isola grande come un campo da tennis. L'erba ci cresceva in anarchia e c'erano cespugli che si ingarbugliavano tra loro e alberi asfittici che potevano servire da stuzzicadenti all'orco di Pollicino. Alla porta c'era una bambina di 12 o 13 anni, magrolina, con una gonna lunga, un piumino celeste e una cuffia peruviana in testa, chiaramente di origine rom, e due occhi scuri, sbarrati, di chi sta sempre sulla difensiva. Mio nonno sta morendo e vorrebbe gli oli santi, sparò la bambina. Don Gilberto, prete da 4 anni, terza parrocchia in cui prestava il suo ministero, questa era la prima volta che sentiva una richiesta di questo tipo, e dire che funerali anche lui ne aveva celebrati diversi ormai. Ma cosa vola sta fia? Fece Don Bruno, che frattanto era sceso. Vista meglio la ragazzina? Perché sti qua? Chissà, gli dà un dio per conto suo? In Cesa non li ho mai visti. Si fece sentire l'adolescente. Sì, siamo cattolici, siamo di origine ungherese. Mio nonno si chiama John Howard e abitiamo dietro via Bottenigo. Contava comunque in una facile nuova collocazione. Così non era. I laboratori di ricerca nella zona industriale di Marghera ne erano rimasti ben pochi. Passava di colloquio in colloquio, ottenendo promesse di riconvocazione e tuttavia non arrivavano mai.